Bentornati a tutti. Oggi è mercoledì, 22 febbraio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Vergine. Produttività bloccata dall'esterno. Sostenuti da due astri in segno di terra, potenti come lentissimi Plutone e Urano, di voglia di fare ne avete anche oggi, tanto più che a pungolarvi con la sua lancia provvede il rosso Marte. Ma poiché un onesto lavoratore non è necessariamente un robottino, e infatti voi non lo siete, di fronte a un turbamento di qualcuno che vi chiede aiuto o semplicemente un po' di tempo per sfogarsi, non sapete dire no, siete ottimi ascoltatori e a tempo debito buoni consiglieri, non prima di aver sentito però tutta la vicenda prima di interromperlo. Turbamento più forte se la crisi emotiva non proviene da un conoscente qualunque ma dalla vostra metà. In piena crisi esistenziale e come non dedicare qualche ora proprio alla persona più cara al vostro cuore? Braccio di ferro tra dovere lavorativo e affettivo, ma in qualche modo riuscite ad appagare entrambe le parti, gli unici a rimetterci sarete voi, per recuperare il tempo perso promettete al vostro capo di fermarvi in azienda nei prossimi giorni più a lungo. Un momento di fortuna e di felicità tanto più intensi quanto più si è disposti a mettersi in gioco e ad agire. Nuovi progetti, nuove ambizioni, nuove opportunità. Buone occasioni per incontri nuovi e interessanti e per la nascita di coppie molto affiatate. Nel prendere delle decisioni oggi sentite il parere di più persone, agite solo dopo essere sicuri di aver fatto tutto il possibile per comprendere la situazione che aspetta una decisione. Non mostrarti diverso da come sei. Una proposta accattivante. Grande passionalità. Esperienze eccitanti. Un'ariete sarà importante. Avete ricevuto risposte negative di recente? Perché buttarsi giù per questo? Abbiate la forza d'animo per reagire nel modo giusto. Possibili screzi nella coppia, soprattutto quelle formate da poco. Insistete pure, se siete alla ricerca di nuove opportunità di lavoro, perché oggi, da questo punto di vista, è una giornata estremamente positiva. In ogni caso non scoraggiatevi. Noie di tipo come multe, bollette da pagare, piccole riparazioni da fare, insomma c'è bisogno che mettiate mano al portafogli. Aiuti e consigli insperati da un ariete. Cercate di essere aperti ai consigli e di farne tesoro. Oggi cercate di fare in fretta, potrebbe rifarsi viva una persona per voi importante che necessita che le dedichiate del tempo. Mettete ordine nella vostra vita e lasciate andar via la zavorra che si è accumulata in essa. Fate ordine tra amici e magari una piccola pulita, soprattutto in fatto di amicizie virtuali. Date i giusti spazi al vostro partner, in fondo se li merita. Oggi Venere potrebbe suscitare in voi sentimenti di gelosia e così potreste finire con il soffocare il vostro partner. Tenete sotto controllo le spese superflue e siate più oculate e sagge in ogni circostanza. Fate a meno di uscire troppo e fate a meno anche di pietanze troppo pesanti e poco tollerabili per il vostro organismo. La vostra reputazione in questa giornata è al sicuro, ma dovete continuare a proteggerla. A costo di risultare antipatici agli occhi degli altri. L' amicizia, come l' amore a volte può finire e bisogna farsene una ragione. Quadro dei transiti planetari vivificato dal passaggio di Urano in Toro e da Plutone in Capricorno. Gli affetti familiari vi richiedono una cura maggiore e voi siete pronti quest'oggi a riservargliela, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 9 al 14 del mese di settembre. Per voi questo martedì potrebbe essere un'ottima giornata con Plutone e Urano entrambi forti e dinamici in trigono al vostro segno. Peccato che la Luna e Nettuno non la pensino allo stesso modo, opponendosi malignamente al vostro segno nel settore relativo alle relazioni interpersonali, quanto mai mutevoli e fumose, insomma, sugli altri oggi, dal partner al socio, non potete fare affidamento. Peggio ancora la gerarchia. Sia in senso sociale, politico, aziendale, con Marte allo zenith che vi lancia addosso i suoi strali coi piani alti tendete a scontrarvi, ricavandone critiche, richiami e magari anche una feroce emicrania. Amore ed Eros. Troppi dubbi e troppe poche certezze,
del partner non riuscite a fidarvi, se qualche volta ha sgarrato nel vostro immaginario continuerà a farlo giorno dopo giorno. Magari non è vero, ma le brutte esperienze segnano, cambiando la forza e il colore dei sentimenti. E che dire poi se il vicino, anche i muri hanno occhi e orecchie, vi riferisse di quel bel tipo o quella sciantosa che ogni tanto suona alla porta di casa vostra? Forse è pure invenzione, ma intanto il cuore sanguina lo stesso. Cari Vergine, la giornata di oggi sarà polemica e nervosa. La Luna ed il Sole sono contrari e magari non siete nemmeno voi a fare polemica, ma le persone che vi stanno intorno cercano di infastidirvi. Cercate di moderarvi e restare calmi. Qualcuno a breve potrebbe fare una scelta riguardante un nuovo lavoro. Il partner vuole essere preso per la gola? Allora impegnatevi e mostrate ciò di cui siete capaci. Per i single più incalliti, un nuovo incontro potrebbe far crollare le vostre certezze in amore. Urano e Plutone esaltano potentemente le vostre imprese erotiche. La verità è che siete alla vigilia di nuovi percorsi sentimentali da seguire per dare uno smalto nuovo alla vostra vita. Ristrutturazione, ecco la parola chiave che si adatta a questa giornata e coinvolge i sentimenti autentici. La fortuna appoggerà la volontà di darvi nuove basi, gettando i semi di eccellenti successi futuri. Grandi vittorie erotiche per tutti i single che si vogliono provare in avventure e evasioni gratificanti. Lavoro e denaro? Capo intrattabile, presuntuoso, spocchioso, non si rende conto di che perla ha tra le mani, voi, con le vostre idee originali, avveniristiche, ma anche sempre logiche e circostanziate. Ai ferri corti con i piani alti, peggio ancora col socio, del quale vi rendete conto di non potervi fidare, quanto all'interlocutore in affari è solo un gran pasticcione, che vi fa perdere tempo prezioso. Se saprete sfruttare a vostro favore la tenacia e la lucidità, l'intuizione che avete avuto diventerà lenta e opportuna costruzione di un presente, e di un futuro, sempre più vicini ai vostri reali desideri. Avete in mente di realizzare molti progetti, alcuni, con costanza e determinazione, li potrete portare verso un sicuro successo. Se svolgete una libera professione, vi muovete con totale disinvoltura giocando su più tavoli. Uno straordinario e positivo Plutone, nel segno amico del Capricorno, è il regista delle vostre mosse e vi fa agire in modo vincente specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 16 al 22 del mese di settembre. Benessere. Ma che benessere, tra mal di testa e raffreddore allergico oggi vi sentite a pezzi. Eppure basterebbe sventolarvi sotto il naso un biglietto aereo o ferroviario per vedervi rinascere, modello Lazzaro alzati e cammina. Chi vi ama e vi capisce davvero lo farà, un last minute potrebbe significare per voi salute e felicità. Sensibili e suggestionabili come siete, vi lasciate condizionare anche per ciò che riguarda piccoli fastidi legati alla salute, non siete in grande forma ma non è il caso di amplificare le situazioni. Per lei, vedendo il vostro lui prendersela per gli affari di una collega vi prende la gelosia e gli fate una scenata. Forse non sapete che si tratta di una signora matura con prole, il marito malato e la rata del mutuo rimaste inevase. Tutto qua. Per lui, la vostra lei è tutta il vostro opposto, quanto voi siete concreti, pragmatici lavoratori, lei è una sognatrice romantica e pigra. Chissà perché ci si innamora sempre di caratteri opposti, esattamente come i poli della pila, il più attrae il più. Colore delle emozioni, verde acqua. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 6, finanze, 8, benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.